Expo Vending Sud continua, ci troviamo allo stand della Coveda e siamo in compagnia di Angelo Maria Tarpeletti, il direttore vendite per Bianchi Industry S.P.A. Caro Angelo, è un gran piacere rivederti dopo Venditalia e soprattutto qui a Catania. Grazie Fabio per l'opportunità, come al solito, di poter salutare i nostri amici a casa. E sì, siamo qui in questa bellissima atmosfera delle ciminiere a Catania, pronti per esporre quello che è stato visto già in Venditalia anche per i nostri affezionati clienti del centro-sud. È una fiera che dà l'impegno comunque per quello che è il settore del vending a tutto tondo, dando comunque sempre nuova diciamo vetrina, nuova importanza a quelli che sono gli sviluppi del settore. I distributori che sono alle nostre spalle sono esattamente quelli che si trovavano alle nostre spalle nella precedente intervista, proprio a Venditalia nel 2022. Siamo ormai quasi al centro fra l'edizione 22 e l'edizione del prossimo 2024 di Venditalia. Nel frattempo però, a un anno di distanza, ci sono state molte migliorie, molte evoluzioni, non solo nei modelli che sono alle nostre spalle, ma anche nei modelli collaterali che state proponendo al pubblico del vending in Italia e all'estero. Come ben sai, Bianchi Industry oramai da anni, dal ritorno diciamo in auge della famiglia Trapletti, sta investendo e si sta impegnando tantissimo sullo sviluppo di strumenti utili al gestore per portare un'offerta completa a tutto tondo in tutte le tipologie di locazioni e per tutti i clienti. Le macchine che appunto abbiamo alle nostre spalle fanno parte della linea Figital Solution, macchine presentate in diciamo edizione straordinaria a Host e poi a Venditalia nel appunto edizione del 2021. E a un anno di distanza quasi abbiamo raccolto tantissimi feedback da parte dei clienti per portare delle migliorie, soprattutto da un punto di vista digitale. Come già detto nell'edizione appunto milanese, abbiamo un progetto in testa molto ambizioso, abbiamo portato una rivoluzione importante da un punto di vista digitale rispetto a quella che era la gamma attuale della gamma Lei e Aria, portando non solo miglioria da un punto di vista diciamo fisico della piattaforma, proprio del distributore automatico, quindi andando a migliorare e a offrire al gestore un'opportunità di manutenzione preventiva molto più semplice, molto più veloce, ma anche da un punto di vista digitale per diciamo far fronte a quelle che sono le difficoltà odierne di clienti sempre più pretenziosi, clienti comunque sono molto più attenti ai consumi, a quello che prendono, e quindi avere l'opportunità di poter modificare le ricette in tempo molto più rapido, avere la possibilità di personalizzare l'interfaccia grafica, quindi il touch, con informazioni più specifiche e mirate in maniera anche molto più veloce direttamente dalla macchina, darà l'opportunità al gestore di arrivare lì dove il settore ad oggi ha sempre fatto fatica, perché c'è stato un grandissimo sviluppo da un punto di vista del servizio e adesso bisogna dare un occhio più attento a quello che sarà sicuramente il prodotto offerto, quindi l'offerta diciamo sul consumatore finale. Beh, non dimentichiamo che negli ultimi anni i tanti modelli presentati proprio dalla Bianchi Industry sono dotati di display, e il display frontale serve proprio a fare comunicazione visiva. Voi siete stati tra i primissimi a godere del beneficio del Dynamic Digital Signage proprio nella distribuzione automatica, non solo in Italia ma direi su scala mondiale se vogliamo. Sì, praticamente con la 702 Caps siamo stati i primissimi a montare uno schermo touch su un distributore automatico, prendendo anche non poche critiche non solo da parte dei clienti ma anche da parte di alcuni competitors abbastanza scettici, ma ad oggi mi sembra che abbiamo avuto ragione, perché i numeri si parlano chiaro, le vendite dei touch sono cresciute esponenzialmente e ad oggi si è veramente capito qual era il valore di un investimento di tale portata su un distributore automatico, cioè arrivare al consumatore finale, arrivare a comunicare effettivamente quelli che sono i prodotti e i servizi offerti e riuscire a creare un'esperienza di consumo veramente coinvolgente e andando a sponsorizzare quelli che sono i valori della propria azienda. E quindi
Non dimentichiamo che un display come quelli che vedete alle nostre spalle, un display frontale posizionato sul distributore, farà certamente costare il distributore qualche centinaio di euro in più, forse 200, forse 300 euro in più. Probabilmente un tantino, possono essere anche 1000, ma il discorso è che il ritorno dell'investimento vale. Diciamo quello che è il prezzo, il costo della candela, tant'è che anche sulle macchine degli snack, dove è sempre più difficile creare innovazione in quanto la spirale rimane sempre, diciamo, uno strumento tecnico fondamentale per l'erogazione del prodotto, abbiamo fornito la nuova linea di gamma, la nuova linea di distributori flessi con un touch da 7 pollici, proprio per riuscire ad avere quel vantaggio comunicativo anche sulla linea del freddo, andando a sponsorizzare tutti quei prodotti che oggi hanno bisogno di qualche informazione in più, perché comunque, ripeto, i consumatori stanno cambiando, le attenzioni a quello che viene consumato è diversa sul discorso del gluten free, piuttosto anche che della sostenibilità ambientale, quindi anche il discorso di alcuni packaging particolari. A tutte informazioni che potrebbero dare un vantaggio economico sul cliente, che vanno comunicati, che vanno appunto spiegati, e in cosa c'è di meglio di un'immagine che diciamo animata, esatto, dinamica e personalizzabile. E allora, Angelo, prima di fornire a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi senza alcun impegno, diamo anche un minuto di informazione sull'altro angolo a cui ci siamo dedicati prima di iniziare questa intervista, che mi hai mostrato con i modelli della Brasilia. Sì, la gamma Brasilia, che oramai è un marchio storico milanese che fa parte della famiglia Bianchi Industry dal 2015, ci dà l'opportunità di essere sul mercato non solo sul mondo delle macchine professionali, quindi legate veramente al settore del bar o della ristorazione, ma anche in tutto quello che è la sezione dell'hospitality, quindi dell'oreca e del coffee office solution. Macchine sono compatte, che montano a bordo la solita e storica tecnologia Bianchi, comunque con il gruppo Caldaia e, diciamo, gruppo Caffè, che oramai ci differenzia sul mercato da tanti anni, dandoci un vantaggio appunto veramente sull'estrazione del caffè, riconosciuta oramai anche dal consumatore, e un'affidabilità anche sul numero elevato di erogazioni, che di solito nel mondo dell'hospitality rispetto al vending è concentrati in tempi molto stretti. Il tempo della colazione, praticamente, un caffè al volo e si va avanti. Il tempo è sempre più tiranno. Esattamente, quindi anche lì macchine compatte, in dimensioni ormai sempre più controllate, con la possibilità di avere uno schermo touch, anche lì personalizzabile con più ricette, quindi avere la possibilità di dare un'offerta maggiore su quelle che sono le varie soluzioni di bevanda, e addirittura abbiamo un modulo latte fresco con cappuccinatore che è abbinabile a tutti i modelli della gamma Oreca, sia di Brasilia che di Bianchi Vending, sulla, diciamo, sezione del tabletop orientata a OCS e Oreca. Beh, tanta roba, come al solito quando veniamo allo stand dove ci sono esposti i modelli Bianchi Industry e naturalmente Brasilia. È arrivato il momento di fornire la vostra email, ovvero l'indirizzo email a cui poter scrivere senza alcun impegno per entrare in contatto con voi e chiedere maggiori informazioni sui prodotti, le condizioni e così via. L'email è l'email generica di Bianchi Industry, info@bianchiindustry.com, con le due I e la Y finale. E un ringraziamento poi speciale lo devo dare a Coveda, che ci sta ospitando in questa edizione, e a Sicil Vending, che sono i nostri concessionari sul territorio siciliano, che sono sempre pronti e disponibili per dare qualsiasi informazione o anche per delle visite aziendali, per vedere anche fisicamente i distributori presso le loro sedi. Angelo, il nostro appuntamento si rinnova a Host, suppongo. Non mancheremo, saremo presenti sempre in pompa magna con tutta la famiglia. E con qualche novità. E con qualche novità, sicuramente, non mancheranno, come oramai ci contraddistinguono.